Parla Venezia Mestre, Treviso Centrale, Conigliano. I migranti, se voi fate caso e leggete un qualsiasi articolo, sono numeri, sono statistiche, è una cosa molto fredda, cioè quasi mai ci si rende conto che hanno dei nomi, dei cognomi, delle storie e soprattutto arrivano qui da viaggi lunghissimi ed hanno tutti dei lutti da elaborare, cioè hanno tutti subito violenze di ogni genere. E loro arrivano da questi viaggi e arrivano in condizioni deumanizzate. Quello che dovrebbe fare secondo noi è riumanizzare queste persone. Come vedete, cioè, stiamo parlando di ragazzi e ragazze giovanissime. I nostri ragazzini, uno li accompagna se devono attraversare due quartieri e questi hanno fatto questi viaggi. Loro hanno proprio voglia di parlare. Difatti quello che noi diciamo con la gente, ci chiedono noi cosa possiamo fare. Noi diciamo venite e chiacchierate con la gente. I'm trying to learn forgiveness. Even if I don't know the real pain. I don't know. Abbiamo organizzato gite per conoscere Roma. Affittiamo campi di pallone per fare partite e poi grigliate. Hanno proprio bisogno di tornare a una vita normale, anzi, forse di fare una vita normale. Pensare migrante, da 3 giorni di incontri, di dibattiti con attivisti da tutta Italia, da tutta Europa, per capire, perché quando le istituzioni non riescono a fare il canale umanitario, sono i cittadini che si sostituiscono e lo fanno. Noi abbiamo sofferto troppo e per questo che siamo venuti a chiedere l'aiuto accanto a voi. Vi ringrazio, signora e signore, che ci salva la nostra vita. Ho visto molti fratelli che hanno perso la loro vita. Fratello, ci incontreremo in paradiso. Noi pensavamo che la sofferenza è finita. Sei sempre nella merda. Aiutateci.
siamo tutti dei clandestini. Sulla mia strada abbiamo passato i ribelli, abbiamo rischiato la nostra vita, abbiamo camminato nel deserto, siamo rimasti chiusi nel carcere in Libia, siamo andati qui in Europa, pensavano di essere benvenuti. Siamo qui in Italia, tutti i paesi hanno chiuso il confine, qui i clandestini dormono per strada. Adesso basta, apriteci la porta, chi si soffre, vogliamo viaggiare, anche lavorare, fate le cose gravi, ma dai, non è grave. Perdona le mie parole, si dicono di male a qualcuno, e per ricordarti tutti che è successo di noi. Non dimentichiamo mai il cammino di ritorno. Il mio cuore mi fa male, il mio cuore mi fa male ancora e ancora. La mia vita in strada, la mia vita nell'inferno, il mio cuore piangerà sempre.